Scippata e ferita, quarto colpo in Valdarda, un uomo ha aggredito prendendo a calci e pugni una 23enne a Lugagnano per rubarle la borsa. Quattro casi in pochi giorni, ma secondo i carabinieri non sarebbe un malvivente seriale. Lite sul pullman, sosta forzata in questura, una discussione incandescente tra un uomo e una donna ha costretto l'autista di un bus a fermarsi davanti agli uffici della polizia. La donna, colta da malore, è stata portata in ospedale. Parcheggi selvaggi sotto al municipale, segnalazioni a tu cronista contro l'inciviltà degli automobilisti che lasciano le auto in divieto e sulle piste ciclabili, moto e bici che vengono parcheggiate direttamente sotto i portici del teatro. Ex ACNA, nuovo crollo della recinzione, a terra i pilastri che delimitano l'area, il comune chiederà alla proprietà di intervenire, degrado al bastione Borghetto e in via Tramello. Sant'Agostino si accende, una luce diffusa uniforme, attenta ai particolari, farà risplendere la suggestiva chiesa sullo stradone Farnese, stamattina sopra il luogo del demanio e del comune di Piacenza. Rivoluzione Corso Europa via conciliazione, la giunta ha deliberato il documento che prevede la riqualificazione della zona in arrivo supermercati, alloggi e palestra.